Umberto Colombo, segretario generale provinciale dello SPI-CGIL, sindacato pensionati della CGIL. Sindacato pensionati SPI-CGIL è solidale con questa iniziativa sul lavoro, quindi questa fiaccolata per il lavoro, perché siamo convinti che se non c'è un rilancio del lavoro in provincia di Varese come nel paese, sarà difficile anche mantenere la situazione previdenziale, quindi delle pensioni, dello stato sociale, della sanità. Quindi occorre un rilancio del lavoro per rilanciare la difesa dello stato sociale. Vogliamo anche però portare l'attenzione sul fatto che i pensionati a Varese sono stati l'ammortizzatore sociale della famiglia. Hanno rinunciato a una parte della loro pensione per poter aiutare i familiari in cassa integrazione, i familiari più giovani che hanno perso il lavoro o che magari hanno lavori precari, non a tempo determinato, quindi non per tutto l'anno. Quindi solidarietà e rilancio del lavoro, ma anche difesa dello stato sociale e delle pensioni, sbloccando la rivalutazione delle pensioni, che è stata bloccata dal governo Monti e che ha fatto perdere a gran parte dei pensionati 1.000-1.200 euro in 2 anni. Ma credo che sia doveroso essere presenti, perché credo che tutti debbano dare un piccolo grande contributo per sottolineare l'emergenza lavoro, l'emergenza che rischia di creare problemi irreversibili per il nostro paese. Io dico che oltre a questo ci dovrebbe essere la stessa attenzione per i problemi dei comuni, perché anche i comuni rischiano, nel momento in cui non si desse attenzione a quelle che sono le situazioni che stanno vivendo, si rischiano anche per i comuni dei gravi danni veramente per la tenuta sociale del paese. Quindi bisogna ciascuno dare contributo a chi rappresenta queste problematiche, perché il governo si dia da fare per prendere i provvedimenti che devono essere presi in questo periodo. Sono un vecchio compagno da tanti anni, anche se non sono mai stato follemente impegnato, però ho sempre vissuto questa realtà di lotta, questa realtà di combattere le sopraffazioni che abbiamo subito in questi anni. Sono sfociati in questa ultima fase con queste bestie che ci sono, uno dei quali si chiama Silvio Berlusconi. Non so, io sono qui come sono sempre stato, con tutti i nostri amici, compagni di lotte, ma anche magari solo di pensiero serio. Vorrei che finalmente questo paese cambiasse per sempre. Io avrò 80 anni il 29 di gennaio del 2014, non lo vedrò e spero che sia liberato finalmente da tutte queste schifezze. Grazie, ciao. Allora, questa sera qua si respira una bella aria di gente che voglia scendere ancora in piazza, una bella aria forse di quella sinistra che ha bisogno di trovare chi la rappresenta. Allo stesso tempo l'aria non è tanto bella, perché qua c'è gente che sta perdendo il posto di lavoro e c'è gente che sta lavorando per cercare di averlo, questo posto di lavoro. Se la sinistra, se il centro-sinistra non si decide a dar retta a questa gente, di strada da fare ne avrà poco. Grazie. Io sono d'accordo con lui. Stefano, dici qualcosa. Lo rivorrei come sindaco. I successivi sono stati peggiori. Mi pento di tutto quello che ho fatto durante questi 5 anni. Questa è un'affermazione giustissima, finalmente. No, l'hai detto. Non perché fosse finalmente sbagliato. L'hai detto. Perché poi c'è stato un peggioramento avevo previsto. Ma, Stefano, vale la prima, vale. La sincerità vale la prima. Tagliamo l'altra parte. La seconda, vale la prima. No, non siamo ubriachi nel caso. Comunque, visti, meglio tardi che mai, eh?
sono Luisa Oprandi, ero stata candidata sindaca nel 2011, per la prima volta abbiamo portato Lega PDL al ballottaggio con una lista di centrosinistra a cui si era unita anche una lista civica che porta il mio nome. Attualmente sono in consiglio comunale, soldato semplice, ci resterò fin tanto che questo consiglio avrà vita. E sono l'unica donna tra l'altro del Consiglio Comunale di Varese e quindi davvero credo che l'importante sia avere ben presente che la voce femminile è una voce che sa parlare per le tante donne, ma proprio per la sua natura sa parlare anche per i tanti bambini, per i tanti anziani, per le tante persone in difficoltà. Questione di sensibilità e di stile. Il lavoro è l'emergenza primaria in questa nostra provincia, ma non solo in questa nostra provincia. Io, consigliere comunale, so benissimo che non può un consiglio comunale riuscire a fare delle scelte così determinanti, così importanti, come quelle di dare una soluzione al problema del lavoro, ma sicuramente un consiglio comunale può muoversi con decisione affinché una città crei le condizioni perché il lavoro possa essere una risorsa per più persone. Penso da donna e da unica donna del Consiglio Comunale di Varese all'importanza, per esempio, di una città che regolamenti i tempi della città in nome delle pari opportunità, quindi opportunità per tutti, per far sì che anche i tempi e i luoghi di una città siano scanditi, siano mossi da questa finalità, creare delle condizioni perché ciascuno abbia la possibilità, quantomeno in termini di vita quotidiana, di gestione delle 24 ore che ha a disposizione tra famiglia e vita sociale e vita lavorativa, per poter davvero avere degli spazi in più. Molte donne, che sono coloro che pagano più di ogni altro il peso della disoccupazione in provincia a livello nazionale, devono anche fare questa scelta del non lavorare più, proprio perché la vita, i tempi della vita, della quotidianità le obbligano a fare queste scelte. E quindi un consiglio comunale è importante che si muova tenendo ben presente che le persone vengono comunque prima di tutto e una città può regolamentare i propri ritmi proprio se ha tra le priorità la qualità della vita di ogni persona, di tutti. Anche noi deputati del PD, come sono io, che da anni riteniamo che il problema numero uno sia il lavoro, il problema numero due il lavoro, il problema numero tre ancora il lavoro, sappiamo che c'è bisogno di imprimere una svolta nel nostro paese, perché ormai siamo a oltre 3 milioni di disoccupati, 40% dei quali giovani. In provincia di Varese abbiamo il tasso di disoccupazione più alto della Lombardia, e chi diceva qualche anno fa che Berlusconi faceva bene, che i ristoranti erano pieni, che Tremonti ci stava conducendo fuori dal tunnel, o era in malafede o viveva sulla luna. Noi non l'abbiamo mai sottovalutato questo problema e abbiamo ritenuto e riteniamo che siamo arrivati qui perché la finanza si è divorata l'economia reale e milioni di posti di lavoro. Il mix di bassa crescita, bassa innovazione e bassi salari ci ha condotti nella crisi più grave che l'Italia abbia mai conosciuto. Ora bisogna uscirne, e bisogna uscirne sconfiggendo le tesi della destra, che vorrebbero trovare la soluzione nella svalutazione del valore del lavoro, sia quello intellettuale che quello manuale. Noi non crediamo che si debba fare così, noi pensiamo che si debba rilanciare lo sviluppo sostenibile. Il governo ha cominciato a farlo, 40 miliardi messi a disposizione dei comuni per pagare i debiti delle imprese sono la prima manovra economica espansiva dopo anni di rigore e sacrifici. Il miliardo di euro per la cassa in deroga è una misura che mette al centro l'attenzione per il lavoro. I 150.000 precari salvati sono una misura sociale, non sindacale.
Adesso nell'ultimo decreto il governo ha adottato altre misure. Io credo che a livello europeo bisognerà trovare una via d'uscita anche comune per la disoccupazione giovanile. A fine giugno ci sarà un importante appuntamento in questo senso del Consiglio d'Europa e penso che anche in provincia di Varese noi dobbiamo sapere come stanno le cose. Abbiamo il 96% delle aziende che hanno meno di 20 dipendenti, però abbiamo tre grandi pilastri che sono l'industria aerospaziale, Malpensa e l'industria del bianco, l'elettrodomestico, che se ulteriormente lesionati possono incidere negativamente anche sull'insieme delle altre imprese medio-piccole. Per questa ragione credo che il sindacato faccia bene a mettere in centro il valore del lavoro. Oggi abbiamo avuto un incontro con CGIL e CISL UIL. Io mi sono permesso di lanciare una proposta, quella di istituire un tavolo permanente che si occupi del lavoro, costituito da vertici sindacali, associazioni di categoria e anche parlamentari, perché la sfida del lavoro naturalmente è europea e nazionale, però a mio giudizio nei prossimi anni sarà anche oggetto di una competizione fra territori e se una provincia come la nostra ci sarà un importante gioco di squadra tra tutti questi soggetti, beh, io penso che abbiamo ancora buone carte da giocare. Tenga presente che viviamo una condizione di crisi nella quale sono aumentate le disuguaglianze, però la crisi a volte presuppone anche delle trasformazioni, dei cambiamenti. Ecco, io penso che bisogna sfruttare la crisi, trasformare in un'opportunità che ci permetta di cambiare il modello di sviluppo, gli stili di vita e le gerarchie dei valori. Ecco, io credo che se ci si muove così, una provincia che ha tradizioni produttive robuste come quella di Varese, anche il problema del lavoro e di una nuova e più qualificata occupazione che riguarda non solo i giovani, è chiaro, ma anche gli over 50, beh, potrà trovare una soluzione. Si difesca la tira tre volte in mezzo alle dita.